Buongiorno. Push, sì, push. Andiamo a vederla con la comparazione con la vettura, la SF23, che è andata in scena in quel di Abu Dhabi. Andiamo a metterli un po' a confronto, dai. Ok, andiamo così. Muso, beh, chiaro. Ci siamo spaventati. Oh, scusatemi, adesso mi sposto anch'io. Ci siamo spaventati quando abbiamo visto un po' l'Alpine. Abbiamo visto un po' l'Alpine che aveva un muso veramente molto pronunciato. In verità, il muso pronunciato l'ha riproposto anche Ferrari. Quindi vuol dire che. Ha già uscito Purkashna? Bene. Il muso pronunciato fa capire che forse è la scelta giusta da fare. Non mi viene da. Non riesco a capire se è più corto oppure semplicemente più tozzo. E che se. Quindi che sembra. Sembra in verità più corto, ma forse ha la stessa lunghezza. Ok, dopo lo andiamo a vedere. Di solito nelle presentazioni i musi sono messi per. Lì per fare le foto. Forse solo la lettoria. Vedete qua tutti i vortici che si dicevano. Qui fondamentalmente ci sono solo gli attacchi degli alettoni. Quindi comunque sia. L'ala anteriore non è sicuramente quella che andranno a far vedere. Qui lo stesso deflettore praticamente. Vabbè. Qua l'ala anteriore fa quello che è. È meno a punta. Sì, no. Più che sembra, proprio questo è meno a punta. Sembra anche che segua una forma. Più lineare, ma qui c'è una piccola scavatura, diciamo, c'è un rialzo, mentre qui sembrava proseguire normalmente. Non è la vera macchina, non è la vera macchina, la lettura anteriore sicuramente non è la vera macchina. Potrebbe non essere veramente la vera macchina, questo mi piacerebbe vedere un qualcosa di diverso da Ferrari, sarebbe interessante. Allora, può non essere la vera macchina. Vi ricordate la Mercedes l'anno scorso che ha fatto una presentazione dove c'erano due macchine differenti? C'erano due macchine differenti. Me la ricordo perfettamente. Mi ha fatto un sacco di. Ha fatto un sacco godere quella presentazione. Allora, andiamo a vedere nella zona delle pance. L'entrata è effettivamente molto più stretta. Ma. Per qualche motivo devono comunque portare più aria all'interno, quello che mi sembra. Anche lo specchietto è fin troppo semplice, anche qua secondo me è una cagatina, cioè nel senso questo non può essere il vero specchietto, questo è così sofisticato e questo invece me lo fai basic. Sono molto interessato a questa cosa qua. L'airscope è più sì, l'airscope rispetto agli altri è sempre più piccolo. Anche qua, ragazzi, abbiamo perso le alette sopra, abbiamo perso ogni deflettore che sulla SF23 c'era. Mi sembra strano. Come mai abbiamo perso il deflettore, abbiamo perso tutto? Secondo me, aerodinamicamente parlando, qualcosina hanno deciso di perderlo. Hanno deciso proprio di non farci vedere praticamente nulla. Esatto. Nessun dettaglio. Sì. Ma ha delle alette sotto gli attacchi?
Queste intendi? All'alo? Perché se vedi... Ah, cosa sono queste? Beh, secondo me antenne. Oh, mi sembra molto basic qua. No, 15... Sì, faranno 15 km, niente di che. Ecco, girando questi 15 km qua e i 200 di domani... Domani vado a vederla. Domani vado a vederla. I 15 più 200 secondo me saranno estremamente indicativi, perché in quel caso qualcosina di diverso ci deve già essere. Ci deve già essere. Comunque... Vedete, molto, sembra molto più scavata in verità rispetto alla vecchia, molto più scavata. Ah, devo dire che anche in questa zona c'è una netta differenza. C'è una netta differenza. Ma non sono assolutamente un esperto, quindi non so dirvi che tipo di differenza. Ma hanno dovuto lavorare molto più su questo aspetto che su altre. Ricordiamoci che è l'unica macchina che ha vinto e che poteva vincere più di un Gran Premio in verità l'anno scorso. Due o tre, niente di più. Inoltre, beh, hanno fatto in realtà hanno fatto un gran lavoro qua. In realtà hanno fatto un grande lavoro. La sospensione anteriore sembra essere spostata indietro. A vedere lo spazio, forse sembra più Io sembra. Sì. Sì, è vero, bravo. Sì. È vero, ma anche più alta. Qua arriva zona muso. Beh, il numero non stiamo prendendo il numero di riferimento, eh. Però qua sì. Anche più alta. Sì, è vero, è vero. No, qua quando fanno il giro in pista, ragazzi, sinceramente non lo so. Non lo so. Bravo, bello, bello. Ciao, secondo te quando la metteranno in pista domani? Allora, Atom, io vado lì per le 8. Vado lì per le 8, per le 8. Quindi, perché mi hanno detto che l'anno scorso hanno girato molto presto, alle 8 e poi alle 12:15. L'attacco dell'alo è anche diverso. Intanto hanno messo il rosso, quindi vuol dire che, come dicevate voi, a livello di peso sono messi bene. A livello di peso vuol dire che sono messi bene. Ah, mi piace, guarda qua che bello. Qua hanno fatto un bel lavoro, eh. Qua è completamente diverso. Qua hanno fatto un lavoro completamente diverso. Mi piace. Questo attacco dell'alo non va più a conficcarsi intorno a tutta la zona del futuro cofano di motore, è vero? È futuro, poi il cofano. È vero, è vero, è vero, è vero. Hanno creato un piccolo deviatore di flusso d'aria che dovrebbe andare verso il fondo. Qua invece si andava fondamentalmente, si andava ad incagliare l'aria, andava verso l'alto. Qua invece cercano di incanalare verso il basso. Interessante. Vabbè, bello. Anche questa aletta qua. Non so cosa sia questa, sinceramente. Non si vede molto. Ah, molto interessante. Qui diciamo che invece di scagliarsi contro la gobba, diciamo, che fa la protezione e, insomma, il sedile, insomma, la zona del pilota va su. Qua andava su, si disperdeva l'aria, diciamo. Qui invece cercano di incanalarlo un pochino. Ah, questo è un buon lavoro. Questa è bellissima. Non c'è più l'ala sopra. Ma anche questo, ragazzi, è come lo specchietto ed è come l'ala anteriore. È troppo basic. Secondo me questo faranno qualcosa. Faranno qualcosa. Tu dici, poi tra l'altro gli specchietti sono chiusi. L'attacco dello specchietto è identico tale e quale. No, qua secondo me faranno qualcosa, dai. Tu dici che è un render? No, qualcosina, ragazzi, non... No, c'è qualcosa che ci sfugge, sono sicuro che... Ma tanto è un monopilone, è vero? Sì, è vero, monopilone, monopilone. Tornando alle pance... Tornando alle pance, eccole qua. Ora... Rispetto alle altre vetture che abbiamo notato, che abbiamo visto, comunque che avete visto, perché poi ho visto soltanto il live con voi, penso l'Alpine.
Sembra una vettura che ha bisogno comunque di spazio. Non solo la steak come è messa da questo punto di vista. La steak è molto pronunciata. Mi ricordo. L'ass sì, però vabbè, l'ass abbiamo visto più che altro un render con qualche modifichina. Ma lo steak, la steak com'era? Diciamo, è significativo. Ora, è sempre larga, però è molto stretta. Cioè, è vuota. Cioè, è molto rialzata in verità in questa zona. È molto rialzata. A parte che sembra più stretta. Sì, è stretta, è più stretta. Hanno fatto un buon lavoro. Pare che abbiamo fatto un buon lavoro. Qui alla fine hanno allargato. Cioè, hanno alzato diciamo, l'entrata. Per far entrare un po' più aria, ma l'hanno stretta. L'hanno stretta e infatti hanno perso qualche centimetro qua. Sono più magri. Sì. Sono più magri rispetto all'anno scorso. La cosa che mi piace molto è che qua avevano una vasca che andava ancora una volta verso l'alto, ma non avevano nessun tipo di bombatura. Cioè, sì, ce l'avevano, ma secondo me era un po' fine. A se stessa, dato che era un work in progress, mentre quest'anno hanno lavorato molto per creare una bella vasca, zona dove possono incanalare un sacco d'aria da portare sotto, zona diffuser. Hanno cambiato anche forse le sospensioni posteriori. Sì, uno scivolo. Sì, uno scivolo. No, hanno fatto un gran lavoro qua. Un grandissimo lavoro qui. Questa qua. No, ho preso quella di Abu Dhabi, non vi preoccupate. Ho preso quella di Abu Dhabi, quindi sono stato abbastanza brava. Abbastanza bravo. Cioè, bravissimo. Non si può prendere la foto della presentazione del 2023 perché non ha senso. No, è cambiata parecchio. È cambiata parecchio. Sì. Quindi qui hanno deciso di non creare nessuna vasca, nulla, ma di canalare tutto quello che possono più sotto, ma anche sopra che va sotto. Poi dice che hanno cambiato le geometrie, non lo schema. Schema sospensivo è rimasto uguale. Ah, sì, no, 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 no. Lo schema sospensivo è rimasto uguale. Sì. Hanno cambiato, sì, la geometria delle sospensioni è diversa. Sì. Ma anche davanti. Sì. Questo sì, ma questo qua era chiaro. Lo schema rimane sempre lo stesso. Hanno aumentato molto lo sfogo finale. E qua è i cannoni che diceva Bobby. Alla fine sono i cannoni stile Mercedes, effettivamente. Quindi Mercedes ha fatto scuola da questo punto di vista. Tra l'altro, hanno cambiato anche lo scarico. È nero lo scarico. No, vabbè, ragazzi, adesso non possiamo parlare. Come io non parlerei nemmeno in realtà dell'ala posteriore. Dell'ala non posso che. Non posso veramente parlare. Degli alettoni non posso parlare. Sono la cosa più inutile di cui parlare. Non ha veramente assolutamente senso. Vediamo invece l'ala. Anche l'ala, tra l'altro, hanno colorato. La pinna hanno colorato. Hanno abbassato ancora di più il cofano motore. Non riesco a vederlo da qua. Ah, tra l'altro, colorazione forse più rossa. Sì, vabbè, a parte quello non c'entra neanche. Cazzo. Sì, sono dei render base dell'ala. Infatti, oggi usciranno sicuramente le prime foto di grandi fotografi all'interno. Cioè, che sono andati là a Maranello. Poi si vede molto che hanno tagliato le pance. Sì, no, 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 no. Ma si vedeva che hanno tagliato le pance. Cioè, guardate comunque. Guardate quanto. È l'ingombro. Anche da qua si vede, eh? Guardate l'ingombro passato in questa zona e in questa. È vero che qua sotto è in carbonio, quindi comunque il nero un po' tradisce. Andiamo a vederla meglio, però, perché forse ho un altro tipo di foto. Ah, questa. Questa è sempre Abu Dhabi 2023. Questa è la nuova. Non so se.
No, non riesco a trovarla. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Beh, comunque sia. Che sto cercando quella di Abu Dhabi. Sì, comunque sia una differenza nettissima, eh. In verità è una differenza nettissima. No, ma le foto ce le abbiamo. Cioè, oddio. No, ragazzi, aspettate, perché F1 fa sempre uno sbaglio. F1 fa sempre uno sbaglio. Fammi vedere. Sì, no, F1 fa sempre uno sbaglio, è inutile. Perché fa la comparazione con la vettura della presentazione del 2023. Ed è sbagliato. Sì. È vuotissima. Ragazzi, è proprio vuota qua. È vuotissima, è vero. Ma c'è una nettissima differenza, eh? Mitico Amos, sempre sul Ah, pezzo. grazie, Marcio. Grazie, caro. Come stai? E attaccatura anche diversa dell'alo. Ma no, l'abbiamo detto. Guardate che bello. Infatti, è proprio bello l'alo. Quest'alo è veramente bello. Questo non aveva granché senso. In comparazione. È proprio bello quest'alo. Cioè, in verità, cos'è che hanno fatto? Cioè, in verità l'alo si collega sempre in questa zona perché suppongo che sia assolutamente da regolamento farlo. Ma hanno creato questo deviatore, questa piccola presina d'aria. Oh, sto fermo. No, in verità. Sì. Questo qua l'abbiamo visto prima. Bello. Bello. No, mi piace. Les Dax 8. Sì. Ok. Sì. Sì, no, Marco, l'ho preso le foto. Sto facendo appunto una comparazione. Vi faccio vedere anche quest'altra, che è una foto sempre di. Sì, certo. Non così, magari. Che è una foto sempre di Abu Dhabi. E niente. Voglio aprirla così, in quel modo. Dai, apri con foto. Eccola qua. Questa qua è sempre Abu Dhabi. Ok. E eccola qua. Qua forse vedremo la differenza più netta. No, Dio, non la vediamo proprio bene. Beh, comunque sì, in verità sì. In verità sì, dai, in verità sì. Abu Dhabi, guardate quanto è scavata sotto. Guardate quanto è scavata sotto. Grande Atom, grande, fatto bene. Guardate quanto cazzo è scavata sotto. Sì, avevo visto bene allora, avevo visto bene. Eh sì, Lucas, no, ma l'avevo prese tutte le foto, eh. Le avevo prese tutte. Rimane. Territoria. Esatto, hanno spostato il cono antintrusione, quindi fondamentalmente, finalmente hanno potuto lavorare molto. Allora, non è. Non ha, a me la presentazione non ha deluso. L'anno scorso hanno fatto un lavoro clamoroso, però in verità sì, avevano vinto il premio della presentazione, ma sti gran cazzi. Quest'anno hanno fatto 1 minuto di presentazione, hanno messo delle ali fasulle. Manca ancora qualcosa aerodinamicamente parlando sulla vettura sicuramente, ma non perché sono un ingegnere, perché mi sembra troppo spoglia, troppo semplice il fatto che abbia perso i vortici davanti e tutto. Però per il resto ha fatto un gran lavoro. Pare che abbiano fatto un gran lavoro di dimagrimento senza dubbio. Adottando un muso un po' più stile altri competitor, un fondo stile altri competitor, cofano stile altri competitor, però mantenendo una loro, diciamo una pancia un po' più larga comunque rispetto alla concorrenza, un qualcosa di un po' più loro, insomma. Dietro non è troppo dritta. Scende molto meno. Sì, è vero, scende molto meno.
se guardiamo un pochino come era il vecchio fondo e come il nuovo, scende molto meno. Sì, è vero. Non so quanto può effettivamente portare, perché comunque anche Red Bull in questa zona non scende. Adesso Red Bull ha adottato il cannone, come diceva appunto Matteo, nello stesso modo. La base è sempre un... Allora, in verità si discosta, vedendo questa foto qua soprattutto, a me sembra che si discosti molto dalla precedente. A me sembra che si discosti molto dalla precedente. Le branchie sono aumentate comunque, hanno bisogno di farlo respirare il motore. Poi queste le coprono o meno, eh. Coprono, le copriranno o meno, dipende. Leggerei Piola, Amos. Sì. Vorrei vedere... Allora, sto cercando... Vediamo un attimo se riesco a trovare delle foto dall'alto. Allora, foto dall'alto, beh, sì. Questa sempre ho, che posso farvi vedere. Che è sempre di Abu Dhabi. E dall'alto della nuova... io della nuova c'ho questa sempre. Sì, non so quanto posso far vedere. Non è proprio dall'alto. Scesa in pista, diario sulla rossa. Ok, Instagram di diario sulla rossa. Ci sono? L'hanno pubblicato su Insta? Ok, sta su F1 Instagram. Proprio sta su F1 Instagram la nuova. Ok, un secondo allora che provo a... Provo a riprenderle. Un secondo. Dall'alto proprio mi dite, no? Ok. Tacchete, tacchete, tacchete. Che sono proprio sbagliate le foto che mette per le Formula 1. Non è così, cioè non è giusto. Mi piaceva di più la SF23 come colorazione e tutto. Non riesco a trovare una foto però comunque ci possa interessare. Ma è perché stanno sempre facendo vedere la foto della SF23. Quindi non ha senso. Della SF23 nuova, intendo, scusate. Sì, no, capitano, è vero. Quello è vero perché ha fatto lo shakedown. Sì. Ah, mi hanno mandato delle foto. Mi hanno mandato dei video dello shakedown. Degli amici. Un cazzo. Diario sulla rossa invece, vediamo un po' cosa ha detto. Secondo. Diario sulla rossa. Che ha fatto a... no, aspetta. No, però. Non abbiamo una foto. Ah, è live, infatti, è live. Vediamo un po'. Ma live così, ragazzi, non vedo un cazzo. Live così non vedo un cazzo. Perché sono pessimisti su Twitter, ragazzi? Pullula di gente poco simpatica. No, comunque sia, dai, si vede anche da qua quanto è scavata. Ma si vede proprio che è completamente diversa, dai. Anche perché questa zona qua... vabbè, è completamente diversa, non c'è niente... È proprio completamente diversa. Hanno lavorato molto. In verità hanno lavorato molto. Hanno cucinato molto, dai, va detto. Che hanno cucinato veramente moltissimo. La foto sopra sta sulla pagina del ferro. Sì, ma non è quella che volevo. Non è quella che volevo di foto. Ma io direi che va bene così. Cioè, nel senso... Vediamo un po' se il profilo della Ferrari ha messo qualcosa di diverso. Aspettate un attimo.
Ah, intanto, a parte che hanno fatto vedere che esce dal garage di Fiorano, fatemi già vedere un attimo una cosa. Ah, con Sainz sono usciti. Faccio sentire l'audio. Zona Airscoop mi sembra la stessa. Hanno fatto bella, belle queste foto. 1, 2, 3, 4, non ci interessa. Ah, ecco la foto dall'alto. Questa qui è la foto dall'alto che forse intendevate. Possiamo provare con questa. Un attimo, me la trasferisco. Me la trasferisco. Possiamo provare con questa qua. Allora. Questa, magari intendevate. Oh, grande, Lore. Ah, ok, questa qua anche. Sì, ci sta. Sì, perfetto. Beh, comunque sia, siamo lì, sì, è uguale, perfetta. D'accordo, intendevate quella. Sì. Immaginavo. Immaginavo. Allora, le prese d'aria del motore non ci sono. Cosa intendi con le prese d'aria del motore? Allora, io non ho altre foto però della Ferrari da Abu Dhabi. CR, l'ho già pubblicato, l'ho già messo. Shakedown su Twitter. Sì, no, ragazzi, l'ho già visto, l'ho già visto. Nah, purtroppo non ce l'abbiamo delle foto dall'alto. No, a me sembrava la stessa identica della presentazione, anche a me. Sì, devo essere sincero, mi è sembrata la stessa identica della presentazione. Vabbè, Maldossa devono farla. Li fanno sempre con due tipi di numeri diversi. Maldossa è normale. Sì, Gabriel, ho visto che mi hai messo video Ferrari. Allora, vabbè, ragazzi, senza andare ancora a vederla, perché fondamentalmente l'abbiamo capito, è molto diversa. La macchina presenta mo cioè, la macchina è molto diversa. Tra l'altro, sembra molto più. Ah, a parte anche questa zona qua. Oi. La macchina sembra. Non ci sono le bocche d'aria per il motore nel video. Cosa intendi che non ci sono le bocche d'aria per il motore? No, sì, ragazzi, ho visto lo check. Scusami un attimo, cosa intendi? Adesso punti di forza, ragazzi, sono difficili da notare. Un secondo. Cosa intendi? Ah, ok. Sì, è vero, bravi, bravi, bravi. Vi faccio vedere subito cosa si intende. Qua. Vabbè, scusate un attimo, mi metto un attimo grande schermo. È vero, ho fatto lo screen. Sì, non ci sono le branchie. Infatti, come vi dicevo, le branchie sono le cose che meno vedremo, fondamentalmente. Dipende. Oh, santo cielo. Dipende dalla. No, non riesco. Eccolo qua. Dipende dal calore, insomma. Comunque sì, le branchie ovviamente non ci sono e danno una linea più sinuosa e meno problematica a livello, insomma, di flussi che scorrono più lentamente, cioè più velocemente. Allora, qui invece abbiamo tante branchie. No, quello che dicevo per concludere il discorso. Il discorso è che mi sembra. Mi sembra molto, molto ben definita.
con dei concetti piuttosto, diciamo, semplici. Tommy, forse non servono perché a Fiorano adesso ci staranno 10 gradi per quello. Mi viene da pensare, mi viene da pensare che hanno dei concetti semplici e quindi da un certo punto di vista, da un certo punto di vista migliori. Perché, vedete, qua non hanno lavorato, pare che, tra virgolette, non abbiano lavorato molto, ma in verità hanno preso i due, lo stile Mercedes, insomma, sopra, mentre qua vedete quante linee hanno provato a formare, dobbiamo pensare sempre ai flussi dell'aria, intendo. Questo qua sempre, ma per sempre pensare ai flussi dell'aria. Cioè, qua è tutto complesso cercare qualcosa che però forse non è mai arrivato, partire dalla base, chiaramente, partire dal muso. In tutto, cioè tutto completamente non a caso, ovviamente c'è uno studio. Cercare di convogliare l'aria in più punti, magari senza riuscirci, ok? Anche se è una foto diversa, ma da qua mi sembra abbastanza lineare, cioè andiamo verso uno scivolo pronunciato sotto che qua non c'era, andiamo sopra con un cannone, un cofano motore ben definito, senza evidenti scollinamenti, insomma, non so come farmi capire. Interessante, da questo punto di vista, più interessante. Mi piace questa cosa. Allora, alla fine il problema grosso dell'S23 è riuscire a far lavorare bene il telaio con le gomme, quindi sapremo nei primi long run come avranno, esatto, come avranno puntato alla direzione del progetto. No, più la guardo, più la SF24 mi piace. Io mi ricordo che la SF23 all'annuncio era stata super apprezzata. Io mi ricordo di non aver espresso granché bei pareri, perché era un concetto estremizzato di una F175 che in verità però di problemi ne aveva, e l'abbiamo visto che problemi aveva, continuava ad averli. Veloce la SF23, ma non poteva competere naturalmente contro la Red Bull. E chiaro, il resto effettivamente poi si è visto. Questa SF24 invece, riproponendo finalmente dei concetti degli altri e rimanendo con una filosofia, posso nemmeno dire così tanto vicina agli altri, alla F175, comunque sia. Poco è rimasto della vecchia, in verità, anche qua bella scavata, si vede proprio che bella scavata. Mi interessa e mi intriga di più, mi piacerebbe vederla più in pista rispetto a una SF23. Questa, per esempio, mi ispira più fiducia rispetto a una SF23. Mi ispira ben più fiducia. Allora, stavo guardando, intanto mi avete chiesto degli specchietti, perché specchietti effettivamente volevo. No, specchietti. Specchietti sono semplici. Specchietti sono semplici. La macchina è la stessa identica a parte le branchie, mi verrebbe da dire. Sì. A parte le branchie. Possiamo confrontarla con AMR. Sì, andiamo a prenderla l'Aston Martin. Aston Martin 2024 F1. Eccola qua. Vediamo se hanno messo le foto quelli di Sky. Vabbè, posso andare anche su X effettivamente. Tanto è più facile. Come si chiama quest'anno Aston Martin? Koenigsegg, non riesco a trovare l'utente Aston Martin. Aston Martin Racing? No, non è questa Aston Martin Racing. Come si chiama, ragazzi? Come si chiama? Come si chiama? Ah, eccolo qua, Aston Martin Aranco F1 Team, eccolo qua. Oh mio Dio. Ogni volta devono prendere, fare, dire cose. Vediamo un attimo, sto prendendo le foto, un secondo, eh. Ogni anno cambia, Stroll aveva ragione, ogni anno cambia nome questa cazzo di macchina. Allora, che è sta roba? Ma non abbiamo le foto? Dobbiamo andare nel sito per forza dell'Aston Martin. Dai, ma veramente, fate. Fuck off. Secondo, eccole qua.
Dai, dimmi che... Ah, è un JPEG. Meno male che è un JPEG. Godo, godo troppo. Un secondo arrivo, eh. Speriamo vada questo più no. veloce del fiorino a metano. Teoria. Teoria si dovrebbe... No, dai, che palle quando fanno ste cose. Vabbè, comunque. Ok. Questa... Che palle. Non posso... Non posso... Non posso zoomare con questa. Vabbè, comunque sia. No, devo andare a zoomare. Dai, aspettate un attimo. Devo ritagliarla. Quando è... Io vi chiedo una roba stupida, eh. Quando... posso salvarla solo nel file webp. Ok? Cos'è? Com'è che posso prenderla subito facilmente? Qualcuno lo sa? Scusatemi l'ignoranza. Sapete che sono ignorante su queste cose qua. Com'è che si fa? Non posso? Un attimo che vado... fare questa roba, dai, vabbè. Una roba veramente banalotta vado a fare adesso. Una roba bellissima. Non fatela a casa, don't try this at home. Siamo a posto. Ok. Perfetto. Se avete risposto, non ho letto, eh. Sapete che non ho letto. Olè! Et voilà! Et voilà! Et voilà! Fai tasto destro. Apri una finestra. Ok. Oh, è vero! Bastava fare questo. Vabbè, comunque sì, eccoci qua. Con una foto molto simile delle due vetture. Una foto molto simile delle due vetture. Ma perché? Perché è storta? Ma è storto il muso della... È storto il muso. Perché mi sembra storto il muso della Ferrari? Ma sarà il 16 che mi dà fastidio? Perché sembra storto il muso della Ferrari? Fermi. Sono io? Ma sono io? Ragazzi, mi sembra stretto. Mi sembra... No, è girata. Raga, ma è storta. No! Sto male. Ok, va bene. A me sembra storto adesso che lo vedo bene. Madonna, sto male. Allora, sì, può essere anche la luce. Può essere anche la luce. Allora, il muso è uguale. Il muso è uguale identico. Ma a me sembrano anche le sospensioni identiche. Muso identico. Anche qua loro ragazzi non hanno vortici, niente. Vabbè, muso intendo, muso uguale, identica. Poi. No, allora, il muso non è finto, secondo me. Tutto il resto sì. Sì. Sono più anti-dive. Andiamo avanti. Zona alta. L'airscope è più pronunciato in Aston. L'apertura delle pance e le bocche mi sembrano praticamente identiche. Sotto invece c'è un bel lavoro da parte di entrambi. Forse ci hanno meno vassoio qua. In Aston. Scendono in maniera simile, mi verrebbe da dire. Più pronunciata la vasca, il vassoio dell'Aston. Qua è più piatto, diciamo. Qua è un po' più lineare, un po' meno piatto. Devo vedere adesso, andiamo a vedere la foto da laterale anche. Devo capire qua sopra cos'è che è, perché magari la differenza è che Aston ha montato un set usato. Mi piace questa, Giovanni, bella. È più lungo, l'immagine non rende. Perfetto, sì, andiamo a vedere un'altra immagine, infatti, perché così. E qua devo capire, perché qua, vabbè, a parte le branchie, devo capire se c'è
effettivamente una scavatura che mi sembra che ci sia rispetto a una zona più scavata rispetto a questa. Ok, andiamo a vedere altre foto. Dove stanno? Dove stanno altre foto della Martina? Ok, questa foto qua ce l'abbiamo, possiamo mostrarla. Allora, dove stanno? Non ho foto della... Non ce l'ho foto? Della Ferrari? Non ho foto della Ferrari così? Laterale se non ce l'abbiamo, cioè non ce l'ho. Non ce l'ho, mi sa. Allora, così difficile però. Ah, comunque sia, sì, è più scavata, ma si vede anche proprio dalla grandezza, dimensione dei loghi, fondamentalmente. Che è più scavata l'Aston. Sì, che è più scavata, si vede. Però sono entrambe molto scavate, eh. Sono entrambe molto, molto scavate. No, 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 ma la Ferrari è scavata. La Ferrari è molto scavata. Ha fatto un gran lavoro rispetto all'anno scorso. Scende molto di più, molto più giù. E tra l'altro questa zona qua accompagna fino a quasi all'altezza della ruota posteriore. Cosa che però anche qua quasi sembra, eh. Sono scavate proprio in modo diverso. Sì, 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 sì. Qua scende molto. Molto. Non è che non mi convince. Però l'unica zona che non mi... che non mi piace è questa qua della Ferrari. Ma in verità è soltanto perché secondo me è la foto che non riesco a prenderla bene. Se vado su Telegram e vedo dalle foto che mi avete mandato. Magari ci sono anche... Aspettate, eh. Ecco, ad esempio qua... no, vedi, sarà il carbonio che mi frega, eh. Sarà, secondo me, è un po' il carbonio che mi frega. Un attimo. Forse è il carbonio che mi frega. Vediamo se c'è un'altra foto dell'Aston. Ah, ne abbiamo una identica, dai, ragazzi, dell'Aston. Abbiamo una identica dell'Aston. Possiamo fare una comparazione giusta? Diciamo, più o meno. Eccola qua. Così ci siamo. Allora. Bah. Scendono un po' più bombata la Ferrari, ma scendono molto... molto, in maniera molto simile. Qua hanno il cannone. Sì, è gestito in maniera diversa. Sono più nette, infatti, le forme dell'Aston. Che comunque riprendono quelle dell'anno scorso, eh. Estremizzata, ma riprendono quelle dell'anno scorso. È Ferrari che si avvicina al concetto. È Ferrari che si avvicina al concetto. Che ha forme, finalmente, come quelle della concorrenza. Ciao, Senin. Comunque grazie a Deox, scusami Deox se non ti ho salutato prima. Basta, fine. Basta. Poi dobbiamo pensare soltanto al fondo. Il fondo è quello che fa la differenza, ragazzi. Sempre. Sì. Oh, raga, mi è piaciuto tanto. Sì, mi piacciono sospensioni. Sì, esatto, attacco delle sospensioni, bravo, è diverso. È diverso, si vedeva anche prima. Sì. Vediamo un po'. Se riusciamo a vederlo anche prima. Eccolo. Qua. Da qua no, però sono scemo io. Sì. Sono diverse.
No, no, mi pare di no, sinceramente, Madossa. Poi non sono uno che ne capisce di fondi. In realtà, non sono uno che ne capisce in generale. No, mi piace però, mi piace studiarle in questo modo. Solo che la pista ci darà i verdetti, mi piacciono più i... A parte che è una frase già fatta, ovviamente, la pista deve aver detto, ma mi piace capire... capisci molto dei tempi sul giro, dai long run e da come si comporta la macchina in pista. Sono proprio quello un po' più purista da questo punto di vista.